Nelle regioni calde dell'Atlantico, dal Brasile alle Bermuda, una volta all'anno degli uomini a bordo di piccole imbarcazioni setacciano i bassi fondali alla ricerca di una preda molto particolare. Palinurus argus, la ragosta spinosa, che deve il suo nome al mostro dai 100 occhi della mitologia greca, è considerata in tutto il mondo il piatto prelibato dei buongustai. Normalmente le aragoste spinose sono disseminate su vaste estensioni e non si trovano facilmente, ma di recente si è scoperto che si riuniscono misteriosamente in gran numero una volta all'anno. Per gli scienziati questo raduno rappresenta un fenomeno sconcertante. Per i pescatori costituisce una fortuna insperata, ma per le aragoste è una tragedia. Le aragoste sono misteriosamente spinte dalla prima tempesta invernale a mettersi in marcia. Formeranno delle lunghe colonne e incominceranno una straordinaria processione. Cousteau e i subacquei della Calypso, venuti a conoscenza di questo strano comportamento, decidono di seguire le aragoste spinose durante il loro incredibile viaggio sul fondo dell'oceano. In Alice nel Paese delle Meraviglie, Lewis Carroll parla di una quadriglia di aragoste e di astici. Ballate con noi, guardate come balliamo. Tuttavia, né lo scrittore, né Alice, né nessun altro avevano mai visto l'incredibile processione delle aragoste. Calypso giunge a Contoy, un'isoletta dei Caraibi al largo della penisola messicana dello Yucatan, dove le aragoste si radunano ogni inverno. Anche i pescatori si riuniscono. Vengono, come tutti gli anni, a raccogliere la loro messe. I pescatori di aragoste lavorano tutto l'anno. I sommozzatori locali, seguiti da un'equipe della Calypso, si lanciano sulle aragoste stanziali disseminate nel canale dello Yucatan. Muniti di sole maschere, di ami a lungo manico e di guanti per proteggersi dal carapace delle aragoste, questi pescatori si immergono spesso fino a 30 metri di profondità. Le leggi messicane vietano l'uso delle bombole per catturare le aragoste. Le incursioni dei sommozzatori sotto le rocce, dove le aragoste trovano riparo, scatenano il panico.
I pescatori restano spesso sul fondo per più di 2 minuti. Il più delle volte è a vuoto. Dopo numerose immersioni, il lavoro sfibrante di un'intera giornata può fruttare al massimo 5 o 6 aragoste. Poiché le burrasche invernali potrebbero costringere la Calypso a cercare un riparo più a sud, i sommozzatori decidono di montare un campo base a Contoi, da dove potranno osservare attentamente la processione delle aragoste. L'isola è piccola, lunga circa 6 km, ed è costeggiata da un ampio bassofondo sabbioso. Il governo messicano ha proclamato Contoi santuario naturale. La sua vegetazione lussureggiante offre, per un'ampia varietà di uccelli marini, dei siti ideali dove celebrare le nozze e nidificare. Durante la stagione, i pescatori vi si recano per tagliare a pezzi le aragoste, prima di portarle al mercato. Sulla riva sono ammassati i resti sbiancati dalle intemperie dei vecchi massacri di aragoste. A Contoi, i pescatori tengono buona solo la coda. Il rimanente, quasi la metà del peso totale del corpo, viene scartato. È proprio uno spreco. Mi imbarco per una ricognizione aerea. Una volta incominciata la migrazione, la processione delle aragoste in lunghe file passa al nord dell'isola e si inabissa. Ma prima della processione si radunano in piccoli gruppi lungo tutta la costa settentrionale dello Yucatan. Le lagune e le mangrovie delle paludi di Contoi forniscono l'habitat a un'ampia varietà di animali marini che non si trovano in mare aperto. Aspettando la migrazione, i sommozzatori colgono l'occasione per studiare queste lagune dalle acque torbide e tiepide. I canali vengono visitati raramente. E i pellicani bruni che vivono questo santuario non sono abituati agli intrusi. La prima immersione verrà effettuata in riva alla laguna, in una zona ricca di vegetazione acquatica. Le foreste di mangrovie lungo gli estuari tropicali di acqua salmastra formano un'intricata rete di radici dove si nascondono gli animali marini più inaspettati. Sott'acqua tutto sembra coperto da una strana polvere. Lo scenario è tutto un intrecciarsi di radici in decomposizione e di vegetazione gelatinosa, di alghe in putrefazione che si disfano al tatto. Queste acque lattiginose pullulano di esseri che si riproducono e di altri che muoiono, colle e tombe allo stesso tempo. Una cassiopea, cioè una medusa. Ve ne sono in quantità. Riverse, nella posizione che assumono per nutrirsi, rivestono il fondo della laguna. Sono creature stanziali che trasportano con sé il proprio giardino d'alghe. Espongono la loro parte inferiore alla luce affinché la fotosintesi garantisca la crescita del loro giardino. Le loro pulsazioni creano una corrente continua che porta le sostanze nutritive necessarie alle alghe fiorenti. Si è spostata.
La Cassiopea ritorna sul fondo, sempre con la testa verso il basso, nella posizione che assicura luce a sufficienza alle sue compagne di viaggio, le minuscole alghe zooxantelle. Simile ad un carro armato, un limulo o granchio detto ferro di cavallo striscia rapidamente sul fondo, spinto dalle sue cinque paia di zampe locomotrici nascoste sotto il carapace, oltre che da un paio di cheliceri e sei paia di appendici. Mette a soqquadro senza riguardo la colonia di meduse. Apparentemente i suoi occhi, molto distanziati, non gli permettono di evitare gli ostacoli che sono direttamente sul suo percorso. In realtà i limuli non sono affatto dei granchi. Pur essendo degli artropodi, non sono dei crostacei. Sono più simili agli scorpioni e ai ragni. Sono sopravvissuti assolutamente identici da più di 300 milioni di anni. Osserviamo un maschio e una femmina avvinghiati. Il maschio, più piccolo della femmina, è armato di zampe munite di chele, con le quali può aggrapparsi alla parte posteriore del carapace della femmina per giorni e a volte per settimane. La presa del maschio è straordinariamente forte. Finalmente, la femmina rimorchierà il suo o i suoi cavalieri fino alla spiaggia, dove deporrà le uova nella sabbia bagnata lasciata dalla bassa marea. Ed è allora che i maschi feconderanno le uova e infine si staccheranno da lei. Questo strano processo ha permesso a queste specie di sopravvivere per millenni. A bordo della Calypso, ogni giorno si fanno delle immersioni per scoprire i primi indizi del raduno delle aragoste. Nel corso degli ultimi anni si è scoperto che lungo tutta la costa della penisola dello Yucatan le aragoste spinose cominciano a radunarsi prima dell'inizio delle burrasche invernali provenienti dal nord, subito dopo l'esordio della misteriosa processione. Cousteau e i subacquei esploreranno i fondali al largo dello Yucatan, un grande bassofondo disseminato di scogli che servono da nascondigli per le aragoste. Vi sono più di 20 aragoste ammassate sotto uno strapiombo, dove in genere se ne trovano una o due. Arrivate durante la notte, ne hanno fatto il loro rifugio. Vi rimarranno probabilmente fino a quando tutte sentiranno, in un modo o nell'altro, che è giunto il momento di mettersi in marcia. Come le aragoste possano indovinare le condizioni meteorologiche resta un mistero. Ma ogni anno, quando arrivano e si ammassano fitte nei loro ripari, si può prevedere una tempesta. Agitando le lunghe antenne munite di aculei, una coraggiosa aragosta esce allo scoperto tutta sola, con l'evidente intenzione di allontanarci. A differenza dell'astice, l'aragosta non ha pinze per combattere i predatori. Per intimidire gli intrusi, avanza, rizzando le antenne simili a delle fruste per tenere a distanza il pericolo imminente. Mi auguro di poter convincere questa coraggiosa creatura che non le vogliamo alcun male. La sua muscolosa coda agisce come una potente molla che permette all'aragosta di raggiungere immediate e brevi punte di velocità durante la marcia indietro. È il nostro primo e serio confronto con queste creature stranamente audaci. Finora avevamo creduto che non avessero personalità, come dei grandi insetti. Ma ora che le osserviamo da vicino, scopriamo che sono animali affascinanti e complicati. Ci ispirano un vivo desiderio di conoscerle meglio,
proprio quando si riuniscono per la loro sfilata annuale. Custo ha invitato il dottor William Erkind dell'Università della Florida ad unirsi alla spedizione sull'isola di Contoi. Il dottor Erkind è il più grande esperto di aragoste del Mar dei Caraibi ed è stato il primo biologo che ha studiato il loro comportamento durante le migrazioni, iniziando alle Bahamas meno di 10 anni fa. È la prima volta che viene a Contoi. Sai, dice Cousteau, abbiamo visto molte aragoste nella nostra vita, ma mai durante le migrazioni. È una peculiarità di questa specie, l'aragosta spinosa. Per ora, dice il dottor Erkind, le uniche migrazioni di questo tipo che siano mai state studiate, come quelle degli animali in fila indiana, riguardano questa specie, Palinurus arbus. Ma in Sudafrica e Nuova Zelanda altre specie possono anche riunirsi e spostarsi per le migrazioni legate all'accoppiamento. J'ai vu par enfant des langoustes qui se promenaient, mais par une ou deux ou trois, je n'ai jamais vu. Jamais en ligne. Dice Cousteau. Nel Mediterraneo non abbiamo incontrato mai nulla di simile. Mi ha fatto vedere due foto molto interessanti. Il dottor Erkind gli risponde: sono state scattate in momenti diversi. Era il 1969. Come può vedere, erano in fila indiana. Un mio amico ha avuto l'idea di dire che facevano la coda. È un'espressione inglese che risale alla guerra. La si usa anche in francese, afferma Cousteau. E il dottor Erkind: ogni aragosta si mantiene in contatto fisico con l'animale che le sta davanti grazie alle sue antenne e alle sue appendici anteriori. Per cui è costantemente protetta mentre si sposta in fila indiana e di notte, quando è molto buio, le aragoste possono restare in formazione senza vedersi. Tuttavia, questa migrazione comincia in un periodo dell'anno nel quale non portano le uova, afferma Cousteau. Erkind risponde che è proprio così. È in primavera che depongono le uova. E Cousteau, molto più tardi, quindi. Il dottor Erkind afferma anche che sì, non abbiamo mai trovato un'aragosta con le uova durante queste migrazioni. Non sono certo che non si metterebbero in marcia anche se non ci fosse la burrasca. Alle Bahamas, verso la metà di ottobre, ancora prima che si possa parlare di brutto tempo, abbiamo notato che davano grandi segni di agitazione. Le distese di sabbia, con qualche riparo roccioso, vengono improvvisamente invase da centinaia di aragoste. Sono arrivate durante la notte e la notte seguente ne giungono delle altre. Quando la tempesta si estende a sufficienza, si mettono in marcia di giorno in zone scoperte. Ed allora si riuniscono talmente tanti animali che i rifugi risultano insufficienti. Non hanno posto per fermarsi, eppure continuano a spostarsi di notte invece di riposarsi. Se avessimo qui indizi analoghi, potremmo concludere che a Contoi si verifica lo stesso fenomeno. Come è possibile di no? Può darsi che si spostino soltanto quando una burrasca molto forte rimuove i fondali oppure provoca sulle aragoste un effetto fisico. I pescatori cominciano a calare le reti nello stretto tra lo Yucatan e la costa nord-occidentale di Contoi per essere pronti quando inizierà la migrazione. Ora le reti sono appesantite dalle alghe e da detriti di ogni genere. Le aragoste sono ancora poco numerose. Nel tardo pomeriggio, quando il cielo è nuvoloso e la prima burrasca della stagione sembra imminente, Albert Falcou, Bernard Delemotte e il suo giovane fratello Patrick e il cameraman Michel Deloire lasciano il campo base di Contoi. Il dottor Erkind li ha avvertiti che le aragoste potrebbero cominciare la migrazione prima della burrasca. Per essere certi di non perdere questo evento, l'equipe si immerge ogni notte per ispezionare le reti dei pescatori.
Dopo una giornata di pesca al largo, gli uccelli del santuario di Kontoi, come ogni giorno, ritornano ai loro nidi. Il cielo e il mare sono disseminati di migliaia di cormorani e di pellicani. La rete di un pescatore, invisibile sotto la superficie, è diventata una trappola per gli uccelli che pescano in queste acque. Dei cormorani sono irrimediabilmente intrappolati nelle maglie destinate ad altri. Più si dibattono, più restano imprigionati. Gli uomini della Calypso fanno il possibile per liberare gli uccelli che sono ancora in grado di volare. Ancora una volta, calata la notte, i sommozzatori si immergono per vedere se delle aragoste sono rimaste intrappolate nelle reti. Al posto delle aragoste troviamo dei granchi. Attirati dai pesci imbrigliati, anche i granchi si sono fatti intrappolare. Lacerano e strappano la rete. Troviamo una sola aragosta rimasta prigioniera che lotta per liberarsi, mentre piccole acciughe pullulano nell'acqua mossa dalle onde. Con accanimento, l'aragosta si apre un varco a marcia indietro fino al bordo della rete. È libera. L'aragosta si serve delle zampe per catturare la sua preda, che poi porta alla bocca situata nella parte inferiore della testa. Onnivora, si nutre generalmente di piccoli crostacei e di molluschi. Queste acciughe che guizzano in ogni direzione sono difficili da afferrare per l'aragosta. Allo spuntare del giorno giunge una ventata dal nord. La prima burrasca di dicembre è appena cominciata. I pescatori hanno cercato rifugio a terra. Le loro piccole imbarcazioni non possono lottare contro un mare così agitato. Bisogna anche interrompere l'immersione. Gli uomini della Calypso devono ripararsi sotto le tende. Aspettano con ansia una schiarita che permetterà loro di osservare la marcia delle aragoste. Per due giorni l'equipe della Calypso ha atteso a Kontoi che la burrasca finisse. Ha cessato finalmente di piovere, ma il vento continua a soffiare. I sommozzatori non vogliono più aspettare. Impazienti di rimontare la guardia, si dirigono a nord. Escono dalle acque riparate della baia e raggiungono il mare aperto ancora mosso.
Le reazioni delle aragoste durante una burrasca non sono mai state studiate. La turbolenza dell'acqua ha smosso la sottilissima sabbia calcarea e l'ha mescolata ai resti di alghe strappate dalla tempesta. La visibilità è scarsa. Scopriamo un gruppo numeroso di aragoste spinose ammassate disordinatamente sotto uno strapiombo. La processione non è ancora cominciata. Alcune aragoste sono uscite dai loro nascondigli. Si avventurano adesso in una zona scoperta, ma sono disposte un po' alla rinfusa. Non si sono ancora messe in fila. Sono davvero curiose quando agitano l'acqua con le loro antenne simili a fruste. Durante il giorno, in effetti, sono molto vulnerabili. Dei pesci balestra. Circondate, le aragoste si disperdono agitando le antenne per allontanare i nemici. Le reti dei pescatori non sono la sola minaccia che pesa sulle aragoste spinose. I pesci balestra c'è una competizione feroce. Quando i loro denti aguzzi riescono a perforare il carapace, l'aragosta è condannata. Mentre il pesce balestra divora quel che resta della sua preda, il mare sembra calmarsi e la tempesta volge al suo fine. Nel tardo pomeriggio, approfittando della schiarita, Cousteau e Erkind arrivano dalla Calypso per raggiungere l'equipa al campo base di Contoria. I pescatori sono ritornati alle loro barche pronti ad approfittare della migrazione per fare incetta di aragoste al calar della notte. La burrasca si è calmata, ma continua a fare freddo. Intorno al fuoco da campo, Cousteau e Erkind si consultano per l'ultima volta. Cousteau dice: oggi, e solo oggi, il vento ha soffiato da nord-ovest. La corrente è cambiata nel pomeriggio. L'acqua è più limpida e ora il vento soffia verso est. Sembra che vi siano tutte le condizioni perché la migrazione avvenga questa notte. E tutti i pescatori sono in fermento, sono pronti per la grande pesca. Dicono che se non sarà per questa notte, bisognerà attendere di nuovo il vento da nord-ovest. Ed Erkind risponde: questa gente pesca le aragoste da anni e sono pronto a scommettere in questo preciso momento che ha ragione. Credo che potremmo essere un po' più pazienti di loro e aspettare un altro giorno. Cousteau ribatte: bene, organizzerò una guardia permanente questa notte sott'acqua. Erkind dice: penso che ne valga la pena. La pattuglia notturna è in marcia. I subacquei diventano sempre più impazienti. L'aria notturna è molto più fresca. Chissà se le aragoste lo avvertiranno. Le
Le aragoste che troviamo non sono più ammassate, rintanate nei loro nascondigli. Sono uscite per raccogliersi intorno ai banchi di corallo o alle grosse spugne che sembrano rassicurarle. Strette le une alle altre, sono rivolte verso l'esterno e agitano le loro antenne. Non abbiamo mai visto un così gran numero di aragoste allo scoperto. In quel momento un piccolo gruppo si mette in moto, come se rispondesse ad un misterioso segnale. Quando un sommozzatore si avvicina, un'aragosta del gruppo cerca di allontanarlo, ma la truppa avanza marcando il passo. Per la prima volta, eccole in fila. Mantengono un contatto fisico e in perfetta sincronia camminano su un'unica fila. Sono l'avanguardia. Saranno seguite da migliaia d'altre. In superficie, le aragoste catturate sono sempre più numerose. La processione è appena cominciata. Le colonne di aragoste si fanno sempre più lunghe, man mano che dei piccoli gruppi si uniscono agli altri. I drappelli in marcia diventano degli eserciti che si spostano alla velocità di circa un chilometro all'ora. Una delle formazioni rettilinee sembra essere sul punto di rompere le righe. Disturbate dalla vicinanza del sommozzatore e dei suoi proiettori, le aragoste cominciano a sbandare. Si voltano a spirale per formare un cerchio e puntano le antenne verso l'alto e verso l'esterno. Questo trucco fa parte di una manovra difensiva, una risposta al pericolo, come le carovane durante un attacco degli indiani nel Far West. Quando un gruppo sembra certo che il pericolo è scongiurato, il cerchio si rompe e le aragoste si rimettono in fila per continuare la loro marcia. Questo tipo di migrazione organizzata, unica tra i grandi crostacei, ci porta a fare delle ipotesi sulla sua funzione e sulla destinazione finale. Marcare le aragoste non fornirebbe nessun indizio. Si muovono più volte all'anno e perdono il loro carapace con i relativi contrassegni. Cousteau e l'equipe della Calypso, al largo di Contoi, seguiranno giorno e notte lo strano viaggio delle aragoste e cercheranno di decifrarne l'enigma. Un banco di pesci ha scelto il relitto di un camion per ripararsi. La carcassa ha attirato altri visitatori.
Una volta in marcia, le aragoste approfittano dei nascondigli che trovano lungo la strada per riposarsi, soprattutto di giorno. Quelle che si trovano allo scoperto si comportano come delle sentinelle che proteggono il gruppo contro gli invasori. Le aragoste reagiscono anche all'avvicinarsi degli intrusi della Calypso. Riprendono la marcia e si rimettono in fila indiana. Mantengono il contatto fisico con le loro appendici anteriori e con gli organi sensitivi, delle sottili antennule a forma di Y poste tra le grandi antenne. La retroguardia si volta come per vedere se è seguita e la processione riprende. In un'unica fila si spostano in colonne che possono andare da 3-400 a 2-300 aragoste. Qual è il motivo di questo esodo? Le aragoste cercano zone dove il cibo è più abbondante? Oppure zone più adatte alla deposizione delle uova? È quanto ci siamo chiesto. Ma è improbabile, poiché le uova verranno deposte solo tra 5 o 6 mesi, e in entrambi i casi perché camminerebbero così rapidamente? L'aragosta in testa traccia il percorso, fa il lavoro più duro. E quando è stanca, viene sostituita dalla compagna successiva, in modo da mantenere l'andatura. Come creature di altri tempi e di altri mondi, galoppano sulla sabbia, percorrendo almeno 100 chilometri e probabilmente molto di più. L'anno scorso, in soli 3 o 4 giorni, più di 700.000 aragoste itineranti sono state catturate. Ora le reti dei pescatori sono cariche. Sul mercato locale non vi saranno acquirenti per un così gran numero di aragoste catturate in poco tempo. Solo le code surgelate verranno spedite alle industrie conserviere. Il resto viene sprecato. È un paradosso economico, nonché uno scandalo. Le aragoste sfuggite alle reti continuano la loro marcia. Come una catena vivente, serpenteggiano sul fondo del mare. Bernard de Lamotte si avvicina ad una colonna per vedere come reagiscono alla sua presenza. Li sorvola e poi scende dolcemente. La reazione è immediata. Dei ciuffi di antenne gli intimano di restare a distanza. La colonna si rimette in marcia restando allerta. Come un drappello di fanti, baionette in avanti, si destreggiano per evitare il sub.
Bernard insiste, più le araguste diventano aggressive. Tuttavia, non può ostacolare la loro marcia, che obbedisce ad una forza irresistibile. Secondo un'ipotesi alquanto sorprendente del dottor Erkind, l'enigma della processione delle aragoste potrebbe spiegarsi con la storia della loro evoluzione. Durante l'ultima glaciazione, più di 10.000 anni fa, delle burrasche provenienti dal nord costrinsero le aragoste spinose ad abbandonare le profondità marine che si raffreddavano rapidamente per andare verso acque più calde. Oggi, anche se in inverno i mari tropicali sono tiepidi, la migrazione continua. È possibile che questa processione sia il risultato di una confusa memoria ancestrale? Sotto i nostri occhi, un'aragosta si stacca dal gruppo. La retroguardia se ne occuperà subito. I ritardatari non sono ammessi. Essa viene invitata a raggiungere la colonna e a restare in fila. Una buona vista e la capacità di orientarsi seguendo la direzione delle onde e delle correnti aiutano le aragoste in migrazione a mantenere la rotta verso una destinazione sconosciuta. Ora la fila è lontana. Per raggiungerla, accelerano il passo obbedendo ad una volontà collettiva. La distanza tra la fila e le due ritardatarie diminuisce. Durante la breve avventura della migrazione, le aragoste, in genere solitarie, osservano un rigoroso comportamento sociale. Quella delle aragoste è una delle migrazioni organizzate meglio del mondo marino. Il leader può essere un maschio o una femmina, giovane o vecchio. È apparentemente l'individuo più attivo che gli altri seguono automaticamente, mantenendosi in contatto diretto con lui. L'ultima della fila fa da retroguardia. Resta indietro per affrontare Bernard. Come un soldato coraggioso incaricato di mettere in atto una manovra diversiva, essa compromette la propria sicurezza per proteggere le compagne. Bernard mette alla prova il comportamento dell'aragosta di fronte al pericolo. Questa indietreggia, ma a colpi di coda manifesta la sua aggressività. È straordinario. Resta sul posto e usa solo la coda per sollevare una nuvola di polvere. Tentativo derisorio per allontanare il pericolo, quando con un semplice colpo di coda potrebbe facilmente fuggire. Durante la migrazione, se una semplice aragosta come questa si imbattesse in un predatore, verrebbe probabilmente divorata, ma lascerebbe così tempo al resto della fila per allontanarsi e sfuggire al pericolo. Giorno e notte, capo e coda, l'una contro l'altra, tenendo lo stesso passo, le aragoste spinose marciano. Contando i momenti di riposo, percorrono 12 km al giorno e il loro viaggio dura almeno una settimana. Ma dove vanno? Da dove vengono? Nessuno lo sa.
Marciano lasciandosi dietro solo un solco nella sabbia. Se questo comportamento itinerante fosse l'eco vivente dell'ultima era glaciale, le aragoste potrebbero far fronte a ciò che potrebbe succedere, un'altra era glaciale. Forse le aragoste migrano non solo obbedendo alle leggi del loro ciclo vitale, ma anche alle pulsazioni della Terra. L'enigma delle aragoste spinose rimane irrisolto. A Contoi, la parata delle aragoste è finita. Ai pescatori restano le spoglie di una fantastica fortuna. Come piramidi di crani, le teste delle aragoste scartate si innalzano, simili a monumenti derisori di uno spreco dell'uomo. Spaventosa testimonianza delle conseguenze provocate al mare da una pesca crudele. Il comandante Cousteau e il dottor Erkind si scambiano le ultime considerazioni. Pensa che il fatto che i pescatori, con le loro 32 imbarcazioni, catturino tutte le aragoste che possono, durante la loro migrazione, minacciare la specie. In questo periodo è così facile catturare le aragoste che questo tipo di pesca può minacciare la specie, ma non siamo ancora in grado di affermarlo con certezza. Eppure ho l'impressione che i pescatori catturino solo una piccola parte delle aragoste in migrazione. Se le aragoste hanno iniziato la loro migrazione durante la tempesta, quando gli uomini non potevano pescare, si potrebbe dire che una larga parte sia loro sfuggita. E chissà, possono anche passare al largo dell'isola e lontano dalle reti. Vi sono infine quelle che i pescatori non possono catturare perché si spostano in acque troppo profonde o perché vi sono troppe onde. L'enorme massacro di aragoste durante la migrazione è un'attività alquanto recente. Il numero di quelle pescate è rimasto lo stesso, ma le loro dimensioni sono sensibilmente diminuite. Speriamo che negli anni a venire, nonostante le razzie annuali, le aragoste si nutrano e si riproducano vicino alle coste e che ogni inverno si riuniscano per compiere la loro processione rituale. Thank you.